Ciao e benvenuto in Teardown. Io come sempre sono Manulax e proviamolo, da quello che so, cioè proprio distrugge tutto. Dovrebbe essere tipo modalità payday, modalità distruggi tutto. Torna a casa. Che bello! Fighissimo, cos'è rendering 4K? Sembra Minecraft 3D. Sono ubriaco. Bellissimo. Tieni premuto per trascinare le porte. Ah, le spingo. Ok. Devo impugnare l'oggetto. Si può muovere tutto. Si può muovere tutto. Bellissimo. Allora, potrebbe far male un po' agli occhi, però. Apri la porta. Ok, entriamo. Cos'è questo? Raccogli. Un estintore. Una bomboletta spray e un martello. Restituisci il fusibile per dare corrente. Quello è un fusibile. Anche meno. Ok. Il problema è, dove trovo il fusibile? Maledetto. Ah, che bello. Restituisci il fusibile. E per sostituire il fusibile. Non so da dove l'abbia preso. Bellissimo. C'è super ray tracing qua. Controlliamo i messaggi. Al PC. Il settore delle demolizioni continua a vedere un forte calo dei ricavi dopo un trimestre in cui l'edilizia ha superato. Demolizioni del 437%. Ahia. Non voglio sentire queste brutte notizie. Bello che è tutto in italiano. Teresi, bomboletta del gas. È appena arrivata la bomboletta del gas. Davvero non so se reggeremo fino alla fine del mese. Per caso hai ricevuto nuove richieste. A questo punto dobbiamo davvero accettare qualsiasi lavoro. Inventati qualcosa. Baci, mamma. Questa richiesta è appena arrivata. Non mi convince affatto, ma abbiamo davvero bisogno di soldi. Pensi di accettare? Buonasera, mi chiamo Gordon Hu. Amministratore delegato del centro commerciale Hermes. Un vecchio edificio sta complicando la realizzazione di una nuova ala e vorremmo che qualcuno lo abbattesse. Deve essere distrutto entro domani. Siamo pronti a pagare un sovrapprezzo per la confidenzialità, rapidità di esecuzione e la disponibilità in orari disagevoli. Pensate di potervene occupare. Ok. Vecchio centro commerciale Evertides. Ok. Bisogna distruggere un edificio di qualcun altro totalmente abusivo che ci abitano dentro. Nel mio furgoncino. Qual è l'edificio però? Potrebbe essere. Non ho capito. È questo un vecchio edificio? Di notte? Mamma mia, distruggi tutto. Bellissimo. Però non so mica i tasti, amico. Non so assolutamente i tasti. Ah, vecchia casa, obiettivi prima della tua posizione. E un vecchio edificio. Devo distruggerlo solo a ammazzate. Distruzione totale così. Allora, da quello che avevo capito era tipo payday. Bisognava fare rapine e distruggere tutto quanto. E no, qua non vuole mica cadere. Qua si distruggono tutte quante le fondamenta. E dovrebbe di crollare come edificio, no? Speriamo solo di non rimanere schiacciati sotto. Eh no, amico, eh no. La grafica qua. Non puoi mica sta. Facciamo un test. Le cose crollano o volano? Ok, le cose un po' crollano. Però c'è questa. Bombola di propano altamente esplosiva. Le bombole di propano esplodono quando vengono lanciate. E. Pa! Piu! No. Ah, posso lanciare l'oggetto, vai. Però mi sa che devo. Lo metti in mezzo di troppo in altezza. Ok, quindi se lancio questo. Non riesco mica a distruggere questo, Posso cambiare oggetti. Bomboletta spray, estintore. Bomboletta spray, che me ne faccio? Per semplicemente colorare. Dammi questa. Maledizione. Non riesco mica a distruggerle, C'è qualche altra cosa disponibile? Guida. Guida veicolo.
No, pensavo di distruggerlo un po' di più. Pensavo di distruggerlo un po' di più. Però se gli vado molto addosso velocemente al palo. Ah, ok, è la cosa. Provo a fare adesso da di qua. Vedo se riesco a prendere una buona velocità. Niente, non ce l'ha fatta. Esci dal veicolo. Detto muro qua di mattoni. Voglio mica rimanere sotto la casa, quello è il mio problema. Ok. Però mi arrivano altre... Dai, è così difficile questa missione. Ah, sta qua è una setta di metallo, ok, che non la butta giù. Oh, senti, entro da dentro, più o meno. Ci provo. E stacco tutto quello intorno al camino, no? Proviamo a salire un po'. Questa casa, più o meno. Ci stacco tutto quello che c'è intorno al camino. Prima o poi dovrebbe crollare, che ne dici? Maledetti muri mattoni. Il problema assurdo è come distruggere successivamente... Ok, la casa è crollata di un po'. La casa è crollata di un piano, fantastico. È semplicemente un... Non si può. Dai, era anche un... Tipo una... Comune di Lochelle. Non so neanche dove sia. Battalo tutto quanto, tutto ammazzate praticamente. E vabbè, è abbattuto. Lo rabbaltiamo così. È tutto a distruggere. Bellissimo comunque la possibilità di distruggere totalmente. 4.3 metri di altezza di troppo, ma... Hai capito che non ho assolutamente idea come abbattere questo coso qua. Com'è che si abbatte un camino? La bomboletta spray? No. Non c'ho più... Non si capisce... Uno non si capisce più niente. Faccio fatica a capirci anch'io, ragazzi, quindi ok. Allora, non è rimasto più niente. Della casa non è rimasto più niente. Rimanca solo il camino. Che adesso vedo... Vedo come abbatterlo in qualche modo. Devo prendere altri... si possono usare anche questi? No, si possono usare anche questi, non lo sapevo. Questi qua sono decisamente meglio per abbattere il resto della casa. Muori! Dai, su, via. Come faccio a... abbassa la palla, perfetto. Ah, ma avevamo tutti quanti, perfetto. Bastava questo. Io stavo tutto il tempo con la mazza. Bello, comunque. Shhh, scappa, scappa. Ah, c'era proprio scappa. C'era scappa. Incredibile. Bello. Nuovo record. Uno. L'allarme. Ma state zitta. Chissà se ci sarà un allarme ogni volta. Abbiamo altre missioni per la mail? Yes, vero. Bisogna distruggere qualcosa. Nuovo messaggio. Indagine. Grazie mattinata, avrei dovuto rifiutare quell'incarico. Era ovvio che c'era sotto qualcosa. Quell'edificio era un patrimonio culturale protetto. Adesso la polizia ha aperto un'indagine criminale sulla demolizione e l'investigatrice Terdiman mi ha mandato questa foto. Forse ti hanno scoperto con le telecamere stradali attorno al centro commerciale. L'ultima cosa che ci serve è un'indagine della polizia. Ho cercato di calmarla e ha detto che potrebbe chiudere il caso in cambio di un favore. Non so cosa voglia, ma falla contenta. Presto ti manderà una mail. Non faccio mai queste cose, ma sono davvero bloccato su questo caso e devo tentare qualcosa di nuovo. Sono mesi che indago su Lawrence Lee Jr. per evasione fiscale, ma non riesco a ottenere un mandato. Ha troppi amici al municipio. Potrei sfruttare le tue abilità per prendere in prestito i computer della Lee Chemicals, consultare il suo registro cliente e sbrogliare questa matassa. Fammi questo favore e ti assicuro che il tuo erroruccio dell'altro giorno venga dimenticato. Erroruccio? Erroruccio? Abbattere un edificio culturale dell'UNESCO è un erroruccio? Va bene. Recupera per lei tre computer sul posto. Forse siamo veramente adesso la parte di Payday in cui bisogna sfondare e entrare. Computer di lì. Lì. Ok. Tre computer mi dicono. Non si legge... Allora, infatti non si legge niente. Si può aprire. Si può aprire. Prendi il bersaglio. Perfetto. Tre computer. Shhh. Bisogna farci scoprire. Allora abbiamo scoperto che i mattoni non si rompono. Queste cose qua non ci passano. L'acqua, ho paura di saltarci dentro. No, qua siamo riusciti a entrare. Ci sono computer qua dentro? Non credo. Proviamo, secondo me sono tipo qua sopra sempre. I posti peggiori. Niente. Questo è troppo divertente, allora prendiamolo. Ehi,
No, 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 no. No, non vorrei rompere quello. Vediamo dove poterlo lanciare. Ci serve un posto da dover entrare. Ma tipo quello lì? Ops. Ah, faccio anche male. Avrei voluto veramente lanciarlo qua dentro, però non ci sono riuscito. Allora, andiamo alla ricerca di altri computer. No, stavo per cadere malissimo in acqua. Andiamo nella casa. Si può entrare? Yuhu! Non sembrano computer. Sa che sono intelligenti e non la pensano tanto computerose. Ehi! Ah, sono coperte. Sono coperte? No, si può entrare. Computer, dove sono solitamente? Possono guidare questi? No. Sarebbe divertente. Tre computer. Lì mi sembra una sala computer seria. Ah, ecco, c'è quell'altro di metallo. Ah, qui da veicolo, perfetto. A posto, credo di farcela adesso. Ah! È bellissimo. Si può aprire la porta adesso, no? C'è una struttura tutto quanto tranne qua. E prendi oggetto prezioso. Ha raccolto cacciavite elettrico dal valore di 120 euro. Quindi bisogna rubare, fare cose. E qui andiamo in un altro edificio che forse era chiuso. Vediamo se troviamo un altro computer da qualche parte. L'ultimo, dove può essere? Andiamo in fretta che voglio capire. Ecco, con questi qua è super facile. Qua, guardiamo qua. Mi aspetto che sia qua. Bibite gratis? C'è un altro computer qua. E spegniti. È bellissimo distruggere tutto. Prendi oggetto prezioso, un quadro. Sì, perché fare se puoi distruggere tutto? Ah, cosa è successo? Non sono stato io, lo giuro. Ma Burkina Faso. Ah, un altro computer lì. Vediamo qua cosa c'è. Questo qua non è un computer? Non vale come computer? Questo vuole computer. Che è fastidioso aprire le porte, è più divertente far così. Ok. Prendi oggetto prezioso. E siamo 220. Prendi un altro oggetto prezioso. Era in mezzo qua. Denaro nascosto tra le pareti. Mamma mia, non si fa, amici, Non si fa. Missione compiuta. E andiamocene. E ok, fatta. Fatta più divertente del previsto. Vai. Mi hanno beccato anche sto giro, ma chi se ne frega, sto giro siamo dalla parte della pulizia. Stando il regista, negli ultimi tempi lì ha lavorato quasi esclusivamente per un solo cliente. Purtroppo ha registrato solo con la sigla BT, senza ulteriori dettagli, perciò devo davvero chiederti un altro favore. Ritorna all'Ichemica, se prendi timbre cartelline dei dipendenti, confrontando i loro registi con il programma delle consegne, potrò capire dove portano la merce e cosa significa BT. Ma ho sentito che hanno installato un nuovo sistema di sorveglianza, perciò fai attenzione. E non so cosa sia. Non si apre. E se non si apre, che faccio? No, non scappo adesso. Se non si apre, vi è la torre di sopra. Ma si può salire su ovunque. Non ho fatto troppo bene sto giochetto. 3, 2, 1, via! Ok. Timbra cartellini. Nuovo sistema di sorveglianza. Mi aspetterei che sia qua il timbra cartellini, invece no. Vediamo la mappa degli obiettivi. Ah, qui c'è un team a cartellino. Ok, faccio prima a far così. E c'è un altro qua e un altro qua. Ok, fantastico. Si fa prima così. Bisogna andare di qua però. Però che non riesco ad entrare. Se non da qua in alto. Stessa strada di prima. Qui ce n'è un altro. No. Scimmi comunque aver lasciato la porta aperta così. Devo sbrigarmi perché sono in ritardo. Si chiude anche la porta. Ho perso malissimo di sopra. Di sopra, decisamente di sopra. Prendi il bersaglio. Usa il salvataggio rapido. Ok. Ah, ho un minuto. Ah, ho capito. Ho capito. Ho capito. Fa. Avevo un minuto perché quando dovevo prepararli tutti quanti. Aspetta, facciamo carica rapido. Perché tanto so già che ho perso. Siamo qui davanti. Stavo per fare un casino di nuovo. Ma bisogna scendere di qua. E andare alla ricerca degli altri. Mi faccio la strada intanto. Devo solo capire dove sono. È nell'altro edificio.
Io posso raggiungere un altro timbro cartellini, è qua, perfetto. Quindi bisogna semplicemente andare di qua e per andare di là bisogna capire come entrare nella parte più alta dell'edificio, da là in alto. Proviamo a sfondare qua intanto. Ok, potrebbe essere un po' entrato, siamo un po' entrati. Bellissimo comunque. E un altro team a cartellini, potrebbe essere qua in alto. Ok. E questo qua credo che sia l'ultimo che prenderò, quindi torniamo. Torniamo dal primo timbra cartellini. Mi faccio anche la via di uscita così e mi faccio un altro salvataggio rapido e via. Allora, di qua. Ah, qua sta saltando tutto. Andiamo qua. Pochissimo tempo ce la facciamo. Il giro ce la facciamo. Prendiamo questo. Saltiamo giù qua. Fammi passare. Perfetto. Un solo minuto, eh. Un solo minuto. Anche abbastanza stretto come unico minuto. Questo qua avevamo detto che era qui da qualche parte, al piano superiore. E proviamo a saltare fuori. Prendi il team cartellini e scappa la velocità della luce. Scappa la velocità della luce e via. Finché ce la faccio. No, no, se non ce la faccio qua adesso sono fregato. Se non ce la faccio qua sono fregato. Salta fuori. Salta, corri. Corri, 10, no, 8, che palle, scappa, ti uccidono malissimo. Fantastico. Ah, e mi fa vedere anche il percorso. I salti? Le corse? No, ma è bellissimo. Sono un po' incastrato lì. E così vedono gli altri che strada ho fatto. Ho potuto fare decisamente strade migliori, però. La voglio vedere poi alla fine mentre sono incastrato nel bidone della spazzatura. Qua mancava pochissimo e mi sono schiantato malissimo lì. No! E corri. No, c'hai, c'hai, salta, 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 fuori! No, disperato. Vai, vai, vai. C'era il furgone sulla destra che sarebbe stato più facile scappare su quello, però fantastico, bellissimo. E questo era il primo episodio di Teardown. A me sta divertendo un sacco, vorrò fare sicuramente altri episodi. E ditemi voi cosa ne pensate anche voi nei commenti. Grazie a tutti della visione e ci vediamo ad un prossimo episodio. Ciao!